Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati amici e amiche di Storytime, siamo qui nei nostri studi di Milano per raccontarvi una nuova storia e siamo in compagnia di Chiara e Massimiliano. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, Chiara e Massimiliano si hanno un'azienda, una società, e parto subito a presentare a Massimiliano di cosa si occupa. Sì, sono l'amministratore della società. In realtà non ce l'abbiamo solo noi due, siamo in 10, quindi insomma siamo, okay. Siamo un po'. Okay. Un bel gruppetto. Si chiama Smart Touch SRL, l'SRL, e facciamo fondamentalmente un prodotto che allora, scusate, io mi occupo di, sono l'amministratore, certo. Ecco, Chiara si occupa di marketing, è responsabile marketing, ecco, giustamente. Certo. Facciamo un prodotto, un software che permette di fare l'ordine di, direttamente dal tavolo, cioè okay. Avete presente, in questo momento ci sono anche tanti con il codice QR, ecco, c'è un codice QR per ogni tavolo. I clienti, gli utenti finali si siedono al tavolo e con il proprio smartphone lo inquadrano e dicono siamo qua e possiamo ordinare da bere e da mangiare. Ho fatto l'esempio di un tavolo per un settore della ristorazione, però in realtà viene utilizzato anche molto nel settore balneare, per esempio, o dall'hotel, dalla camera dell'hotel, da sotto l'ombrellone, uno può prendere da bere e da mangiare in autonomia. Lo chiamiamo un sistema di self-ordering, cioè ordini in autonomia quello che vuoi da bere e da mangiare. Ok. Si chiama Smart Touch Menu, ecco, mi sono dimenticato anche il nome. Ok, però. Quindi è un'applicazione Smart Touch Menu che serve proprio per ordinare, quindi in ambito, appunto, come ha detto, come ha principiato Massimiliano. In ambito ristorazione, sì. Quindi diciamo che è lo step evolutivo di quello che, come hai detto tu, già molti vediamo in molti locali, è il classico solamente per vedere il menu. Voi invece avete fatto un applicativo che è uno step evolutivo del classico menu in cui è possibile anche ordinare direttamente. Esattamente, sì, sì. Anzi, noi siamo nati così, siamo nati nel 2013 già con la possibilità di ordinare. Dopo, in realtà, con la pandemia è stato espanso al fatto di avere un menu digitale, perché non si può toccare, cioè non si certo. Può toccare, diciamo. C'è stata proprio l'esigenza ovviamente a livello sanitario di non poter, di poter toccare. Però quello che ci contraddistingue dalle altre società che fanno soluzioni simili è proprio la possibilità che uno può ordinare in autonomia. Certo. Quindi sceglie quello che vuole da bere e da mangiare, ma anche con le varianti, lo sceglie nella propria lingua. Esatto, e l'ordine arriva direttamente in cuoco e poi viene portato direttamente al sì, tavolo. Sì, ci sono vari tipi di configurazione, può essere fermato dal cameriere oppure mandato direttamente in cucina. Nei reparti di preparazione o al okay. bar. Ok, e mi raccontavi che siete nati quindi nel 2013. Sì, siamo nati come una startup innovativa, cioè una storia abbastanza, diciamo, simpatica. Ecco. Siamo nati in un bar come amici. E ci siamo detti cosa possiamo fare per il bar di questo nostro amico, per innovarlo, non stava andando bene quel bar lì, allora, okay. Allora tra di noi ci siamo detti ma possiamo fare qualche cosa, sì possiamo, abbiamo pensato questa cosa qua, ecco. Okay, diciamo, sai quelle chiacchiere da bar, cosa puoi fare, no? Puoi okay. inventare di andare sulla luna, noi una cosa molto più modesta, diciamo. Esatto, ha detto troviamo un qualcosa di originale. Che attiri, e vi è venuta comunque un'idea che in realtà 10 anni dopo è un'idea più che attuale, più che importante, sì, cioè sì. Quindi in realtà siete stati sì. Ma guarda, la differenza, come diceva uno dei miei amici che c'era lì, diceva insomma la differenza tra avere una bella idea e metterla in pratica è metterla in pratica, no? Sì. Cioè, quindi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Esatto. E quindi noi ci siamo detti vabbè dai, proviamo a farla veramente, almeno io ho cercato di trascinare un po' tutti nel fare questo. Qualcuno ha abbandonato subito, qualcuno ha detto no, vabbè dai, ci possiamo provare. E siete arrivati insomma ad oggi a proporre un'app sì. Che sicuramente ne si parlerà tanto. Ora invece chiedo, giustamente passiamo anche alla responsabile marketing, Chiara. Sì. I vantaggi ovviamente, quelli più chiari che si possono avere da questa applicazione. Sì, allora diciamo che i vantaggi ci sono sia per il gestore del locale, che anche ovviamente per gli utenti, quindi per i clienti.
Dal punto di vista dei clienti, diciamo, collegandosi con la nascita di questo strumento, al cliente non piace aspettare al tavolo, così come non piace fare le file al bar, e quindi ovviamente c'è sicuramente questo vantaggio che il cliente non aspetta più di cercare di chiamare il cliente, sbracciarsi per chiamare, scusate, il cameriere, non arriva il menù per la seconda comanda, riordino, dolce, caffè, esatto. E quindi il cliente invece fa tutto da solo in autonomia, quindi quando ha il desiderio di ordinare qualcosa lo ordina senza attese. Aspettare, esatto, chiamare, poi magari in quelle serate in cui è pieno il cameriere poi non passa più nella tua zona, quindi devi, certo, aspettare 10 minuti prima di fare, sì, un ordine semplice. Esatto, c'è anche un indubbio vantaggio del lanciamento dello scontrino medio per i nostri, sì, per i nostri, esatto, gestori, no? Esatto, e poi, esatto, come hai precisato, non è solo vantaggio del cliente ma è anche a vantaggio del gestore, perché ovviamente vende di più. Esatto, esattamente. Sì. Quindi la vostra tipologia di clienti medi, diciamo, dove vi siete assestati sul mercato, diciamo? Allora, noi abbiamo una tipologia di clienti abbastanza varia, che va dal ristorante, diciamo format di hamburgerie, al bar, al pub, anche stabilimenti balneari, hotel, quindi settore Horeca. Abbiamo anche dei clienti nel catering, okay, spiagge, piscine, ed anche le scuole per l'organizzazione delle merende, per, okay, la prenotazione delle merende, quindi, oh, è abbastanza, okay, vario, esatto, sì, variegato, insomma, come gestione. Ripasso un attimo magari a Massimiliano, che ci può ovviamente delucidare su una parte che probabilmente può essere la più, sì, pericolosa, diciamo, quella su camminare sulle uova. Prima di tutto, le difficoltà state riscontrate ovviamente nella produzione di questa app, e poi come è stato accolto il sistema, perché come abbiamo precisato prima, a vantaggio del gestore ma forse un po' meno per i camerieri? Allora, sicuramente c'è un discorso di alfabetizzazione informatica nel mondo della ristorazione, questo è tanto più vero e tanto più soprattutto nel mercato italiano. Noi siamo in Italia con ormai 1600 attività, 200.000 utenti, però comunque c'è sicuramente un approccio che non è proprio così banale, ecco, okay, diciamo. È un approccio innovativo, quindi il mondo della ristorazione è stato fermo per molti anni, ora si sta un po' risvegliando e quindi c'è questo tipo di approccio. All'estero è un po' diverso, perché all'estero l'imprenditore è proprio un imprenditore, replica molto spesso l'attività, quindi nel momento in cui noi arriviamo in un, non so, tipo noi abbiamo anche molte gelaterie in, okay, in Germania, e l'imprenditore che ha una gelateria in realtà ne ha 10 uguali, quindi è molto più propenso a fare questo. Poi sono anche molto più semplici, diciamo, i menu esteri che da quelli italiani, molto, ecco, più pratici, molto più pratici, okay, ecco. Cioè l'imprenditore, sì, sì, è proprio un imprenditore che replica serialmente, okay, la propria attività. In Italia molti dei ristoratori classici sono piccole e medie imprese che hanno questo, okay, tipo di attività. Diciamo che l'approccio dipende. Sul settore balneare è molto immediato, cioè la gente ordina, poi sei sotto l'ombrellone, prendi il cocktail, vuoi fare, sì, il, sì, ganzo, come si dice, certo, no, quindi vuoi fare offrire l'aperitivo. Nei settori, diciamo, più classici, tradizionali, ristorazione, beh, anche innovativi come settore, tipo le hamburgerie che citava prima Chiara, comunque è un'adozione, diciamo, graduale. Cioè all'inizio si ha sempre un pochettino di diffidenza, poi in realtà, sì, la penetrazione della nostra applicazione può arrivare anche a livelli molto alti, insomma, sì, anche al 60-70%. Appena si inizia a mostrare anche l'efficienza, sì, del prodotto, diciamo che c'è un po' più di lavoro sul lato marketing, no? Nel senso di doverglielo bene, spiegarglielo. Sì, questo indubbiamente. Bisogna un po' togliere quella barriera di timore, che c'è ancora un po' timore verso la tecnologia, okay, non si capisce che è un vantaggio e non qualcosa di aiuto, come faccio, non sono molto pratico, esatto, ma noi siamo qui per questo, diciamo, okay, la nostra proprio mission è quella di supportare gli operatori della ristorazione, esatto, e quindi anche fare questo salto, aiutarli, tecnologico, diciamo, sì, diciamo supportarli, affiancarli in questo, sì, diciamo, step evolutivo, che esattamente, comunque penso che sarà
sarà necessario. Quando, sì, vedono, quando vedono i vantaggi, cioè il fatto che la gente riordina in autonomia, cioè una, proprio anche all'inizio con una situazione appena arrivata, insomma, delle prime attivazioni, vedono che una persona su sei riordina, per esempio, e quindi gli porta uno scontrino medio più alto, guadagnano di più fondamentalmente. Non perdono, no? Ordini, non perdono, non si rendono ordini. Appena conto lo vedono comunque ordini. Un aumento appunto di efficienza anche sul lavoro e di guadagno, diciamo, i dati sono dati. Cioè, nel senso, poco quante, da quante, quante volte ti sarà capitato anche a te, no? Che ti alzi perché non ti portano il dessert, non ti portano il caffè, vai, ma andiamo a prendere fuori il gelato. Sì, invece, esatto, quello è il guadagno mancato. Un po' lento, guarda, la cosa che dà più fastidio, magari che ti serve la bottiglia d'acqua per mangiare, non riesci mai a fermare il cammino. Esatto. Dici, per una bottiglia d'acqua, però sto morendo, devo mangiare. E ti tocca aspettare 5 minuti col piatto di davanti, però dici, non posso mangiare senza un po' d'acqua. Quindi quelli sono quelli che danno un po' più fastidio, in effetti. Questa è, esatto, nella ristorazione calata. Invece nella situazioni un pochino più moderne, esatto, o balneari, diciamo, invece viene è molto utilizzato. È una mentalità, sì, un po' più, sì, elastica. Dal punto di vista invece dei camerieri, forse la, sì, difficoltà che volevi dire, ecco, all'inizio c'è sempre un po' di differenza perché pensano i camerieri di essere licenziati perché gli utenti utilizzano l'app. Allora, posso dire che sulla nostra statistica di 1600 esercizi non è mai successo, anzi hanno aumentato i camerieri perché riescono a fare un riciclo di tavoli più veloce, alzare lo scontrino medio, quindi prendono più, esatto, camerieri. Esatto, perché tagliare i tempi morti, diciamo, delle consigliere, sì, volta a una durata meno al tavolo e quindi fare entrare più persone in un ciclo lavorativo. Esatto, il cameriere persone, diventa un consulente per la ristorazione, arriva, esatto, lì, può consigliare cosa c'è da bere, da mangiare. Stiamo parlando di ristorazione classica, anche noi abbiamo nuovi format che invece funzionano molto, molto meglio da questo punto di vista. E però poi l'ordine non deve star lì in cameriere ad aspettare, cosa vuole? Allora io, cara, tu cara, cosa prendi? Esatto. È tempo morto che il cameriere deve soltanto prendere appunti, esatto, in realtà, e quello lo fanno in autonomia. Poi c'è tutto un discorso di marketing, anche di profilazione dell'utente legato a questa cosa qua. Ok, diciamo, prima di salutare ovviamente Massimiliano e Chiara, ricordiamo ovviamente i contatti, sì, potete scrivere alla mail info@smarttouch.it, visitare il sito www.smarttouch.it o trovare sui canali social Facebook e Instagram smarttouch.it e smarttouch srl. Però prima di salutarli chiedo ovviamente progetti per il futuro adesso. E beh, allora siamo un team bello affiatato, ognuno con le sue competenze, ormai siamo 10 persone e ci piacerebbe incrementare ancora questo team, migliorarlo, prendere nuove persone, sviluppare nuove funzionalità, no? Quindi legare delle nuove funzionalità, andiamo incontro ai nostri clienti, a quello che ci chiedono, a quello che chiede il mercato, no? Quindi crescere. Sì, crescere. Stiamo crescendo bene, non ci lamentiamo, cresciamo bene. Ecco, l'unica cosa che però ci viene in mente sicuramente è che per fare un salto veramente di qualità, non so, venire da voi tutti i giorni a fare spot a farci un po' di pubblicità, fare spot in radio, no, sto scherzando, ci auguriamo certo. Ecco, ci piacerebbe trovare un investitore. Okay. Un investitore che, cioè, non, insomma, un investitore di un certo livello, ecco, diciamo, quindi è un appello anche. Esatto, un appello. Chiunque ovviamente ha deciso di credere in questa grande idea, dal mio punto di vista, che permetterà ovviamente di migliorare, di far crescere ovviamente l'azienda di Massimiliano e di Chiara, sono qui disponibili, i contatti li sanno, sono sempre, okay, disponibili. Smarttouch.it, smarttouch.it. e ovviamente anche noi ci accodiamo a questo appello, perché così torneranno da noi. Quindi siamo contentissimi. Perfetto, di questo. Allora, a presto. A presto, speriamo a presto. Li ringrazio per essere stati qui con noi oggi. Grazie a te. E ringrazio, grazie, ovviamente tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima storia. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Storytime, Evoluzione Radio.